Sento tanta emozione e gioia nel presiedere l'Eucaristia in questa cattedrale. Quanto è vero che i luoghi aiutano a comprendere la storia e le persone. Queste mura antiche ci trasmettono ancora la voce del venerabile Don Tonino Bello, non scontata, per nulla paludata, nutrita dalla parola di Dio, tanto che ciascuno sentiva le sue parole indirizzate quasi intimamente alla propria coscienza. Tanti, insomma, uscivano e dicevano, ma come ha fatto? Parlava proprio a me. Il Vangelo parla sempre a ognuno di noi. E parlava alle persone con nomi, con volti, come a tutti. Diceva, abbiate, lo raccomandava ai preti, ma funziona per tutti, abbiate il cuore vicino e i battiti lontani, come a dire, ascoltate anche il mondo intorno. 30 anni. Come non commuoverci a ripensare al suo volto scavato, sofferente, eppure luminoso, trasfigurato dall'amore, in occasione del suo viaggio a Sarajevo, seme di pace, per certi versi, suo testamento di amore. Ma anche come non provare la sua inquietudine, che lo portava a non accettare l'inedia, ma a seminare comunque pace, anche tanto più nella sua debolezza fisica, pensando che 30 anni dopo viviamo oggi scenari ancora peggiori della drammatica guerra che si combatte in Ucraina e negli altri pezzi che tutti ci commuovono e ci impongono una scelta. Don Tonino lo faceva, parole sue, avendo in corpo l'occhio del povero, ovvero delle vittime. Cambia tutto se guardiamo il mondo e noi stessi con quest'occhio, che è quello di Cristo. La pace, diceva, più che un vocabolo, è un vocabolario. Ricordando che il fiume della pace si nutre di affluenti e sfocia in estuari che hanno nomi impegnativi e profondi, come disarmo, economia di giustizia, salvaguardia del creato, legalità e democrazia, diritti umani, non violenza, partecipazione, rispetto delle persone, beni comuni. Non nascondo però che provo anche la necessità di chiedere perdono a Don Tonino. Lui, certamente, si schernirebbe e si metterebbe lui per primo a farlo per sé. Perdono. Perdono perché abbiamo frainteso la sua voce evangelica, esigente come il Vangelo, che chiede amore vero, non surrogati, che coinvolge tutto come gli innamorati, come diceva giustamente Don Domenico, non quello che avanza o finché ci va, un amore sporco della vita e anche del nostro peccato, ma amore, amore, senza furbizie, calcoli, ecclesiasticismi, strumentalità, ideologie. Don Tonino, tu non avevi paura di essere strumentalizzato, perché eri libero, come chi è pieno di Cristo, tanto che chi ci provava a strumentalizzarlo, alla fine finiva per seguire lui. Caro Tonino, qualche volta la tua voce l'abbiamo accolta con fastidio, con sufficienza,
a volte con paternalistica commiserazione, come se fossero tue intemperanze, esagerazioni utili per qualche azione dimostrativa, ma non scelte che coinvolgono tutta la Chiesa, scelte di campo, di prospettive. Certo, tutti salvavamo il tuo buon cuore, ma spesso bollandolo di ingenuità o troppo di parte. Non facevi sconti e ricordavi che l'amore di Dio e per il nostro fratello più piccolo sono la stessa cosa e che se manca uno manca anche l'altro. E poi c'è un'ultima richiesta di perdono, come si deve fare tra persone vere, come tu ci hai insegnato ad essere. Perché quando imitiamo la tua parola senza viverla, la svuotiamo, rendendola verbalismo, mentre per te era far parlare la vita e in questa scorgere il volto di Cristo, quello che cercavi con profonda sete d'amore davanti al tabernacolo e nell'Eucaristia, e che riconoscevi con la stessa sete d'amore nel volto dei tuoi, suoi e nostri fratelli più piccoli. Ci hai messo in guardia da introdurre il grembiule nell'armadio dei paramenti sacri, per cui facciamo dei grembiuli pure col ricamo, però poi non andiamo più a lavare i piedi. Per comprendere che stola e grembiule sono il diritto e il rovescio di un unico simbolo sacerdotale. Non componevi frasi ad effetto, ma descrivevi la vita con tanta poesia, perché con tanto amore, da mistico che penetrava la realtà, divorato dall'amore per Dio e per il tuo prossimo, che volevi fosse anche il nostro. Davi fastidio. E purtroppo il problema diventava la tua voce e non il nostro fastidio. Ecco perché ti chiedo perdono. Abbiamo ascoltato Pietro che con chiarezza evangelica proclama: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Chi obbedisce a Dio è libero dalla mentalità comune, dai tanti idoli di questo mondo. E te qua da quel grande idolo che è l'individualismo, che spinge ad obbedire solo al proprio io. Poi ci sono tanti idoli funzionali a questo, che poi diventano dipendenze il più delle volte. Chi piega le ginocchia per pregare, le piega per servire e mai per ripiegarsi su se stesso. Per questo, in realtà, chi obbedisce a Dio trova se stesso, perché non siamo fatti per essere ripiegati, ma appunto come per volare. Chi obbedisce a Dio in realtà ama gli uomini, con la passione di andare a cercare anche l'ultima pecora perduta e di correre incontro al figlio che torna. Non obbedisce a Dio il fratello maggiore. Chi obbedisce a Dio sta alla larga, come ammoniva Don Tonino, da 3P, dal potere, dal prestigio e dai prodigi. Tre parole chiave, il contrario di quelle che hanno guidato la sua vita, anche lì 3P. Preghiera, poveri e pace. Ecco, Pietro annunzia il cuore del messaggio cristiano. Gesù, umiliato e ucciso, è la nostra salvezza. Pietro è pieno di spirito, donato da Dio a quelli che gli obbediscono. Ecco, sì, Don Tonino è stato tanto pieno di spirito, perché ha obbedito a Dio. Tutta la Chiesa, diceva Don Tonino, grondante di crisma, è un popolo di profeti, di annunciatori, di evangelisti, di scaricatori di speranze,
come ha ricordato prima Don Mimmo, di portatori di lieti annunci, di custodi di una parola esplosiva, che non può essere trattata, controllata, disinnescata, addormentata dalle astuzie umane, sono sempre parole sue. La Chiesa è un popolo di profeti, non di pavidi, di ritualisti, di reazionari, di preoccupati che la parola possa rivoltarsi come un boomerang anche contro chi la pronuncia. Era la sua parresia, come disse, parresia, stile di chi, sono parole sue, in piedi, a faccia alta pur senza protervia, come lui, assolutamente, tanta umiltà, ma con tanta fermezza, a faccia alta, parla, sono sempre parole sue, apertamente, questa è la parresia, apertamente e con piena libertà di linguaggio del suo incontro con Dio, alla cui parola si sente ormai irrevocabilmente consacrato. Questo è possibile appunto solo a chi obbedisce a Dio. E continuava Don Tonino, senza peli sulla lingua, senza smorzare le finali, e smorzarle per amore di quieto vivere, senza mettere la sordina alla forza prorompente della verità, senza decurtare la parola per non recare dispiacere a qualcuno. In un'altra occasione, proprio riferendosi a Pietro che parla insieme agli undici, afferma: questa è la parresia, alzarsi in piedi, avere il coraggio di parlare insieme con gli altri, non come battitori liberi, e il coraggio consiste soprattutto nel coinvolgere gli altri a parlare. La parresia è tutt'altra cosa che gonfiare le parole con la retorica. È il contrario del dichiarazionismo o del protagonismo personale. La vera parresia è sempre intimamente legata alla comunione. E Don Tonino aveva il gusto della comunione. Per lui le parole camminare e insieme erano inseparabili e rendevano ragione l'una all'altra. Non c'era altro modo di camminare se non insieme, non c'era altro motivo di stare insieme se non per camminare. La Chiesa non è fatta per essere stanziale, per chiudersi nell'autocontemplazione, ma per camminare nelle strade degli uomini. Se restiamo stanziali, finiamo inevitabilmente per discutere su chi è il più grande. E il servizio diventa cercare considerazione personale e non dare considerazione al prossimo. La Chiesa, e queste sono parole di Don Tonino, non è un'agenzia di beneficenza, un'organizzazione non governativa, ma il corpo di Cristo, un soggetto che è costituito nelle sue membra dai poveri, potremmo dire in gran parte poveri, che non sono da intendere solo in senso materiale, ma anche morale e spirituale, e li aiuta a entrare nel mistero di Cristo. Don Tonino ha prefigurato una Chiesa sinodale, tant'è che la sua prima lettera pastorale fu il frutto di una scrittura collettiva in cui tutte le presenze della comunità furono invitate a ripensarsi e a riscriversi insieme alla sequela di Cristo sul passo degli ultimi. È stato lui davvero un cultore dell'uomo, senza alcun riduzionismo antropologico, perché era un uomo, un vescovo, un fratello, un padre, tutto centrato su Gesù Cristo e sul suo Vangelo. Questa è la grande lezione di Don Tonino, che non ha smesso di affidarsi allo Spirito di Dio, di esserne pieno e di comunicarla agli altri. Don Tonino ha sempre invitato ad avere uno sguardo dal cielo, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, quello che permette di essere uomini della terra e di chiamare fratello quello che per gli altri era solo Massimo, un ladro, e definire basilica minore Giuseppe, che per tutti era l'ubriaco, e forse lo era per davvero, a chiedere perdono al fratello marocchino,
rappresentante di tutti gli immigrati, che il nostro perbenismo e un cristianesimo borghese non riesce ad accogliere. Questa sera il ritornello del Salmo ci ha fatto pregare così: ascolta, Signore, il grido del povero. È il rovescio della medaglia del motto episcopale di Don Tonino: ascoltino i poveri e si rallegrino. Grazie Don Tonino, fratello vescovo, padre, padre senza paternalismo, perché padre, con tanto amore e con tanta fiducia, perché padre e fratello. Benedice ancora una volta questa Chiesa che ti ha avuto come pastore intelligente, guida appassionata, che tu hai amato fino alla fine. E benedici, ti preghiamo, ogni seme di bene, ogni anelito di pace, ogni scheggia di speranza nascosti nel cuore di ciascuno di noi. In questo tempo di tanta oscurità, donaci di essere scintille di amore e di luce, che trasfigurano le ferite dell'umanità e le rendono luoghi di risurrezione. Nella domenica prima di morire, dettando il tuo testamento spirituale, dicevi: è il giorno del Signore ed è bellissimo. Grazie perché hai vissuto e ci continui a insegnare a vivere questa bellezza tutti i giorni, bellezza tutta umana e tutta di Dio, che senza misura ci dona lo Spirito e dà in mano ogni cosa a chi lo cerca. E così sia.